Oh, aspetta, devo, vieni, no, devo dire due cose velocissime perché mi chiede Marco di precisare che l'onorevole Saverio Romano, da lui citato, ha avuto ieri una richiesta di archiviazione da parte del PM. Bisogna vedere ancora se verrà accettato o no dal giudice, ma comunque è stata chiesta l'archiviazione. Ciocchetti, da lui citato, e non era presidente del Consiglio regionale, ma era vicepresidente della Polverini, nella giunta Polverini. Quindi le due precisazioni. Facciamo le tre. Finalmente possiamo fare. Tre. No, dai, no, non c'è no, due. Se no poi, come si chiama? Arzunger. Come si chiama? Arzunger. Arzunger. Va bene, allora. Forza. Non la facciamo la senza, ma quello è la cena. No, partiamo dalle cose proprio. Quelle semplici. Cosentino in fuga. Presto, acciuffatelo! Ma capo, le liste dei candidati le abbiamo già recuperate. E chi se ne frega, mi ha rubato pure l'agenda con i numeri delle oggettive. Ma non si può fare così a questo. Ora io lo so che tu gli vuoi bene, lo risusciti. Ma anch'io ormai mi sono un po' affezionato perché... Poraccio, insomma, ecco. Voglio dire, allora, bisogna avere... Avanti, siamo in campagna elettorale, un po' di vai. Pietà umana. No, sto parlando bene. Oh. Povero Silvio. Dai, Angelino, andiamo a Troie. Non si deve. Allora facciamo un salto in una bella bisca clandestina. Non si deve. E almeno un furtarello al supermercato. Non si deve. Che palle. Senza i suoi vecchi amici impresentabili si annoia a morte. Due, poi, non ce l'ha. Però una bisca non ci ha mai messo piede lui, eh. Non gioca manco sotto tortura. Vai. Allora, però, ecco, insomma, ci sono le candidature. Lo conosco, se n'è parlato, no? Ha messo dei volti nuovi, anche sì, lui. Chi? Sì, ma eccolo qua. Scelte oculate. Berlusconi candida Minzolini. Dai, direttorissimo, lecca sul retro e risparmia sulla costa per, sulla colla per i manifesti. Manco cioè, li fa più. No, ho sentito che il PDL c'ha pochi soldi, per cui, insomma, ecco. Beh. Oh, ora, però, passiamo anche dall'altra parte. No, dall'altra parte, sì, diciamo dall'altra parte. L'edicola di Monti, ecco. Tranquillo. Mi dia super sex, orgasmi bestiali, no. Grandi tette. Ho capito. E al solito ne nascondo nella mazzetta la copia del Financial Times. Perché lui si vergogna. Sì, okay. E da Monti non si può non andare a Bersani, insomma. Bersani. No, per pura coincidenza. Al mare, cioè, sì. Eccolo lì. Anche perché Bersani ha detto una cosa che con questi climi sì, infuocati mi ha colpito. Ecco, PD, campagna elettorale all'insegna del bon ton. Bersani si è impegnato a non dire parolacci, tipo qualcosa di sinistra. E rimaniamo un po' da quelle parti, perché ha detto un'altra cosa nel bon ton, bellissima, è un poeta è diventato. Ecco. Non so che cosa ha detto. Bersani, Monti guarda la gente dall'alto in basso, io la guardo negli occhi. Vota PD, vota PD. Ma che fa? Cerca di ipnotizzare. C'ha queste uscite Bersani. Ipnotizzare in groia, anche. Eccoci, e lì ci siamo. Invece no, Bersani chiude ad Ingroia. Volete far vincere Berlusconi? Non abbiamo bisogno di voi. Siamo sempre riusciti a farlo vincere anche da soli. Che cazzo, ci mancherebbe. Sempre bella, eh. Oh. Ora in groia, hai visto come sta? Ma sempre con l'aiuto tuo. Sempre, anche, sempre è ci mancherebbe. Nostro, nostro, tuo poi. È mio in particolare. C'è una roba. Però in groia, io lo vedo, io lo voglio bene, no? Lo posso dire. Sì. No? Però sta un po' con questa politica. Eccolo, infatti, rivoluzione civile. Il povero in groia scoprì troppo tardi che c'è un solo modo per trattare con i politici. Trattarli da imputati. E... andiamo al nostro amico lì che abbiamo visto prima. Eccolo qua, Salerno. Grillo contestato per l'apertura a Casa Pound. Sono nato da una famiglia di antifascisti. Lo vede, dottore? Non riusciamo proprio a capire da chi abbia preso. Questo bambino, strano questo bambino. Andiamo avanti ancora. Vedi? Questo era Grillo quando era piccolino. Sì, si vede, no? Ora la barba non gliel'ho fatta. Perché. Però ha preso un po' dal babbo, ma ha preso solo i riccioli a quanto ho capito, ecco. Altre cose non l'ha prese, anche me l'ha detto, dice a me l'antifascismo non mi compete. Io pensavo che invece ci dovesse competere, ma comunque andiamo ora a un appello serio. Al voto? Al voto utile, eccolo qui. Appello al voto utile. Monte dei Paschi di Siena, vota scheda banca, perché quella è utile di sicuro, al Monte dei Paschi garantito. Sì.
E ora, qui non se lo ricorda mai nessuno, ma Monti non è che ha fatto solo il tecnico. No? No, ha fatto anche tante cose. Per esempio, sta riportando l'Italia in un altro fronte di guerra. Zitto, zitto, senza dire roba che non ci riguarda, quell'articolo 11 della Costituzione, chi se lo ricorda? Guerra in Mali. Lì Grillo ti è venuto dietro, eh? La Francia invia la legione straniera. Mon capitaine, abbiamo un po' di tutto. Rapinatori serbi, pirati malesi, presidenti del Consiglio italiani. E voilà. Per fortuna, però, con questa recrudescenza di guerra e di militarismo, non è che Bersani, non mi fido di Bersani, dice, ne compro un po' meno di F-35. Ah. Che vuol dire, compri due fettine, me ne dia tre etti. Quelli sono aerei da guerra, non sono mica portatelle. Per fortuna però, ecco, e questa sarà la mia chiusura, c'è qualcuno che ci pensa. Gli F-35 sono vulnerabili ai fulmini. Là, là, capo, ecco che ne arriva un altro. Bio pacifista. Senti, ma il topino, no, guardate, il topino. Prima l'hai liberato e poi... Il topino sta guardando i sondaggi per vedere, diciamo, che tana scegliere. Va bene, va bene. Allora, la prossima volta troverete anche il topino, giovedì prossimo. Arrivederci. Grazie.